Quando mi fu chiesto di occuparmi della pubblicazione del libro, ero molto perplesso. Non avevo esperienza, non è questo il mio settore. Io mi occupo di web, la mia attività si occupa della creazione di portali internet, mi occupo della creazione di grafica web, applicazioni per smartphone. Quindi, insomma, il mio timore era proprio questo, di occuparmi di un lavoro per cui non ero esperto. Col passare del tempo, però, già dopo qualche mese, quando il tipografo mi consegnò la prima bozza, ottenni la prima soddisfazione. Tornando a casa mi fermai al bar con un amico e quando iniziò a sfogliare il libro, mi chiese subito di vendergli il libro. Io naturalmente rifiutai perché il libro non era completato e gli promisi di consegnargli la bozza, il libro completo, naturalmente quando sarebbe stato completato. E lui rimase subito affascinato dalle poesie di mia nonna e voleva regalarlo alla fidanzata. Passò un mese dal completamento del libro, dalla bozza al completamento del libro, io praticamente ebbi uno stalker come amico, perché lui continuava a mandarmi messaggi chiedendomi quando sarebbe stato completato il libro. Io ho accettato di occuparmi della pubblicazione del libro per questo, non solo perché naturalmente si occupava di mia nonna, trattava della storia di mia nonna, delle sue opere, ma soprattutto perché questo libro tratta di emozioni, tratta di passione, tristezza. Tratta della serenità, dell'amore. Per me è molto importante questo. Questo libro per me trasmette questo, ed è la cosa più importante. In merito naturalmente al lavoro che c'è dietro, io sono molto soddisfatto. Ringrazio tutti coloro che ci sono dietro al lavoro. Ringrazio naturalmente qua Carlo Secchi, tutto il lavoro che ha fatto, si è occupato della prefazione. Ringrazio naturalmente tantissime altre persone che non sono presenti, Barbara Letta che si è occupata delle traduzioni di alcuni testi e naturalmente ringrazio tutta la mia famiglia, la Moginese Maffei che si è prodigata, ha verificato tutto il materiale che aveva a disposizione. Non so naturalmente ringraziare tutti, però è scontato. Oggi per me come editore è molto importante questa presentazione, non solo perché è la prima presentazione del libro, ma perché oggi si apre un vaso di Pandora. Da oggi noi verificheremo tutto il materiale che abbiamo a disposizione sull'autrice, che non è naturalmente solo quello che è contenuto in questo libro. Abbiamo tantissimo altro materiale che avremo al vaglio, che catalogheremo e decideremo cosa farne, se pubblicare altre opere, solo cartacee, oppure pubblicarne sul web. Abbiamo pubblicato un sito web da poco che è poesiealgherese.it, che tratta appunto di questo libro che stiamo presentando oggi, ma siamo ora al vaglio se pubblicare un altro sito, sicuramente lo faremo, che tratterà proprio dell'autrice stessa, sarà pinuciaginesimafei.it, che parlerà sia dell'autrice, della sua biografia, ma darà la possibilità anche a coloro che sono interessati della cultura algherese e catalana, ma quindi anche della cultura sarda, di potersi confrontare e poter fornire nuovi contenuti su queste tematiche, anche perché l'autrice, ma anche noi, non vogliamo che questo sia un volume che possa essere letto e poi inserito in un cassetto o su una libreria, ma possa essere anche condiviso, si possa discutere su queste tematiche. Alla fine, poi, anche prima di iniziare il convegno, mi è stato chiesto, si parlava anche con altre persone, cosa faremo dopo Chiesi. Questo per noi è un punto di inizio. Vogliamo che dopo di oggi si facciano nuove presentazioni, si dibatta ulteriormente. Per noi è molto importante, oltre Chiesi, come ha detto anche il moderatore, fare altre presentazioni. È molto importante Alghero, non solo per noi in quanto tale, ma era molto importante per l'autrice, era la sua musa, Alghero. E poi naturalmente vedremo altre presentazioni. Infine, chiudendo, mi associo ai ringraziamenti del moderatore, sia alle istituzioni, soprattutto a voi tutti,
In chiusura mi associo ai ringraziamenti sia per Chica De Montis e per Demetrio Ruda, che ci hanno aiutato a organizzare questa presentazione, senza cui sicuramente non sarebbe stato più. Vi ringrazio.